una sfilata urbana oggi qui nel quartiere di Fuorigrotta. Questo era il mio sogno nel cassetto, di fare una cosa del genere, e ci sono riuscita. A 62 anni mi sono rimessa in gioco con l'aiuto anche dei miei figli, perché hanno detto: mamma, vai che ce la fai. Qual è stata la tua motivazione, la tua spinta? Perché le donne per me sono sempre giovani, cioè 20 anni, 30 anni, 40 anni, 50 anni, quindi praticamente non abbiamo età. La donna la taglia 42 dalla 50 che si può permettere anche di indossare abiti belli come io ho fatto uscire, adesso sono emozionata. Questa sfilata, oltre ad essere un riscatto di genere, lo è anche di quartiere, come lo possiamo interpretare? Ah, questa è una domanda che non me l'aspettavo, anche perché diciamo che tra virgolette qui è un po' tutto spento, quindi ho voluto dare una spinta ad una rinascita e anche al quartiere, che sono donne che comunque vanno apprezzate, sono donne che comunque hanno un certo vissuto. Tutte queste donne che hanno sfilato hanno un loro vissuto. Infatti questo è un punto di ritrovo. Facciamo la mattina, facciamo colazione, ginseng. I miei clienti, che poi non sono clienti, ma sono amiche, quindi stanno tutte quante qui. Cosa ti ha spinto a partecipare? Ma sai, la curiosità, tante cose. Non lo so. Mi è piaciuto farlo e sono stata molto contenta di farlo. Guarda, per dimostrare a tutte le donne semplici che fanno lavori semplici come noi, no? Io per esempio lavoro da un dentista, c'è chi fa la casalinga, tutte le donne semplici possiamo essere per un giorno anche noi delle stare al centro dell'attenzione, protagoniste per un giorno. Mi raccontava Francesca che qui all'interno della boutique spesso vi riunite, è un punto di ritrovo. È un punto di ritrovo, spesso ci riuniamo, ecco, siamo nate come clienti e siamo poi siamo diventate amiche, tra virgolette, ci ritroviamo qui, ci confidiamo le nostre cose, i nostri piccoli segreti, le nostre difficoltà quotidiane e niente, passiamo, trascorriamo la giornata. Io sono amica di Tina ed è stata un'esperienza meravigliosa, veramente.